Anche meno. Grazie. Nota a margine. Se non si sanno le cose, a volte è meglio evitare di parlarne. Nei decreti di sicurezza c'è il raddoppio del personale e delle sedi delle agenzie dei beni confiscati alla mafia. Quindi, senatore Mirabelli, se li rilegga e farà miglior figura la prossima volta. No. Non la invidio, presidente Conte Monti, non la invidio. Così come non invidio tanti colleghi che ho sentito oggi pomeriggio. Ormai si capisce quando uno ha il discorso che gli viene da dentro, dalla testa, dal cuore, dall'anima, e quando uno deve leggere un compitino scritto a casa a cui non crede neanche lui. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, di Monti e di Renzi. Con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto. Parto dal 7 agosto, parole non mie, e aspettavo l'ingresso dell'amico e collega omonimo. Giuseppe Conte è semplicemente imbarazzante. Giuseppe Conte è semplicemente imbarazzante. 7 agosto 2019. Lo diceva una persona che oggi le voterà la fiducia. Io stasera chiamo mia figlia per chiedere com'è andata a scuola, chiamo il mio figlio per chiedergli se ha finito i compiti d'inglese visto che comincia la scuola giovedì, ma parlerò con i miei figli a testa alta, con una poltrona in meno, ma con tanta dignità in più. Ed è una cosa che non cambierei mai, mai, mai. Senatrice, non si fotografa, lo sa benissimo, non glielo devo dire io. La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli. Aristotele. Lascio a voi giudicare se quella che state approvando è un'operazione di verità, di lealtà, di giustizia, di dignità e di coscienza. Milioni di italiani pensano che non siano così. Io oggi, ripeto, non la invidio. Una poltrona figlia di slealtà, di tradimento, di interesse personale. Può essere la poltrona più importante del mondo, ma è una poltrona che io non riuscirei mai a occupare neanche un quarto d'ora. Le lascio la sua poltrona, mi tengo il mio onore e l'affetto di milioni di italiani. Oltretutto, abbiamo anche scoperto l'allergia da parte sua e da parte di una certa sinistra al popolo, alla piazza. Quasi che ormai sia un delitto andare in piazza. Capisco che qualcuno sia abituato ad altre piazze. Ieri c'era in piazza gente a volto scoperto, a mani nude, sorridente, senza petardi, senza manganelli, e ieri poliziotti e carabinieri erano sorridenti in casa loro. Abituatevi a tante piazze come queste. Siete minoranza del paese. Grazie a un gioco di palazzo magari siete maggioranza per salvare le poltrone qua fra i sedili rossi, ma siete minoranza nel paese, ma siete minoranza anche all'interno dei vostri partiti. L'hanno capito tutti che questo è un governo basato sulla spartizione delle poltrone e sulla paura. La paura evocata da tanti. Qua l'unica paura che ormai è chiaro a tutti, a prescindere dalle idee politiche, è la paura di tornare al voto e di essere lasciati a casa dagli italiani e dover ricominciare a fare un lavoro, ammesso e non concesso che ci sia un lavoro da fare a casa. È brutto convivere con questa paura, è brutto, però ripeto, noi a questa paura e all'odio rispondiamo con il sorriso, amando i nostri nemici e i nostri avversari, lavorando anche per loro. Perché potete scappare per qualche settimana, per qualche mese, ma non potete scappare all'infinito. Ci sono anche elezioni regionali alle porte. Ci sono 30 milioni di italiani che avranno la fortuna di votare da quei prossimi mesi. In Umbria, in Emilia-Romagna, in Calabria, nelle Marche, in Toscana, in Puglia, in Campania, in Liguria, nel Veneto. A meno che non vi inventiate qualcosa in queste regioni
la liberazione dal Partito Democratico potrà diventare realtà nei prossimi mesi. E per noi mai col PD rimane mai col PD. Per noi mai col PD rimane mai col PD. Guarda che persone strane che siamo. Leggo, a proposito di programmi, che qualcuno vuole tornare indietro su quota 100, qualcuno lo vuole lasciar morire, qualcuno la vuole depotenziare. La flat tax è stata cancellata, eliminata dall'orizzonte, mentre fino al mese scorso era fondamentale. I decreti sicurezza vengono rimangiati. Ecco, se qualcuno pensa di tornare alla legge Fornero, ai porti aperti, per fare un dispetto a Salvini, innanzitutto non fa un dispetto a Salvini, ma danneggia milioni di italiani, e poi faremo una sana e robusta e onesta opposizione, eviteremo qua giorno e notte, perché alla legge Fornero non si torna, e ai porti aperti, al business dell'immigrazione clandestina, non si torna, per quello che è di nostra competenza. Una cosa ho capito da tutti gli interventi che ho sentito oggi, l'importante era fermare la Lega. È questione di priorità nella vita. Per voi l'importante è fermare la Lega, per noi l'importante è far ripartire l'Italia. E io sono convinto che quando gli italiani torneranno a votare, perché prima o poi torneranno a votare, su questo si arriverà. Ho letto a proposito di priorità che oggi ci sarà subito una riunione urgente su quello che è il problema più sentito dagli italiani. Non c'è giorno che io non passeggi per strada e non abbia la casella mail piena di domande su questo tema. E infatti già oggi pomeriggio alle 18.30 ci sarà una riunione su questo tema fondamentale per la vita della Repubblica fra PD, 5 Stelle e LeU. La nuova legge elettorale. La nuova legge elettorale proporzionale per garantire a vita l'inciucio e i giochi di palazzo in questo Parlamento. Noi, se andate avanti su questo tema, raccoglieremo le firme perché gli italiani decidano chi governa, chi prende un voto in più. Chi prende un voto in più governa questo paese. Siete tornati indietro di 30 anni. La nuova legge elettorale, ma stiamo tornando al pentapartito. Il giorno della fiducia vi trovate a parlare della legge elettorale. Non vi invidio per nulla. Non vi invidio per nulla. E noi andiamo avanti sui temi. Assolutamente, senza aver mai paura di confrontarci con gli elettori. E questo, sembra quasi che sia fuori moda e fuori luogo chiedere il parere dei nostri danti causa, dei nostri datori di lavoro. Noi siamo pubblici dipendenti, voi siete pubblici dipendenti, tutti noi siamo dei privilegiati e dovremmo avere il dovere di confrontarci con i nostri datori di lavoro. E chi ha paura del giudizio popolare vuol dire che ha la coscienza sporca. Perché chi ha paura del voto degli italiani vuol dire che pensa in coscienza di non meritare il voto degli italiani. Quindi se oggi qua dentro c'è qualcuno che si trova a disagio, signor Conte, è lei, me lo permetta, è lei. Un presidente con tutto l'affetto per tutte le stagioni, per tutte le poltrone, per tutte le maggioranze, la prossima la farà con Forza Italia, non so con chi, con Rifondazione Comunista, con chi non è presente in questo Parlamento. Con i marziani, i terrapiattisti e quelli che credono che l'uomo non sia mai arrivato sulla Luna, non mi stupisco più di nulla. Non era una critica a voi, amici di Forza Italia, era una critica a un Presidente del Consiglio che aveva detto che sarebbe tornato alla sua professione e invece lì inchiodato alla poltrona come le vecchie mummie della Prima Repubblica. Lì, 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 lì. Però abbiamo idee diverse. Poi giudicheremo dai fatti e gli italiani giudicheranno dai fatti. Nel nostro futuro la famiglia è al centro. Io non capisco tutto questo nervosismo quando teoricamente tutto il Parlamento, tutto, dovrebbe essere unito dalla difesa strenua dei più deboli e di quelli che non hanno voce. Tutto il Parlamento dovrebbe pretendere chiarezza su Bibbiano e quello che è accaduto a Bibbiano. Non dovrebbe innervosire qualcuno, men che meno il Presidente del Consiglio. Per noi la famiglia è al centro, oggi c'è stata la seconda richiesta di arresto per il sindaco di Bibbiano. Noi, a differenza di qualcun altro, e poi lo dirò, non condanniamo prima del processo. E anche questa è una differenza di stile, fondamentale, una differenza di cultura e di civiltà. Però per noi il bimbo ha una mamma e un papà, viene al mondo se ci sono una mamma e un papà, viene adottato se ci sono una mamma e un papà e non deve essere sottratto a quella mamma e a quel papà. Questo è il minimo della civiltà giuridica e non dovrebbe infastidire nessuno.
C'è tanto nel contratto delle poltrone, nel suo intervento di ieri. Mi piacerebbe, e noi su questo ci impegneremo, a offrire altri argomenti. Noi cercheremo di limitare i danni che eventualmente farete, ma porteremo delle proposte, ovviamente. La salute dei nostri figli significa anche guerra, guerra vera, non guerra per finta, città per città, a ogni tipo di droga, che uccide l'anima e uccide il corpo. E se qualcuno pensa di portare in quest'aula lo Stato spacciatore, dovrà passare sui nostri corpi. Perché lo Stato spacciatore di droga e di morte è indegno di un paese civile. E aspettiamo al varco, qualcuno, l'abbiamo sentito quel genio di Saviano settimana scorsa dire che bisognerebbe legalizzare la cocaina. Portatela una proposta di legge di questo genere in quest'aula e non vi facciamo uscire a mangiare e a dormire, perché la cocaina, come ogni altro genere di droga, visto che è l'ideologo di molti dei qua presenti. E a proposito di giustizia, abbiamo un'idea di giustizia, Presidente Conte Monti, che prevede che gli italiani siano persone per bene, oneste e innocenti fino a prova contraria. E su questo mi permetto un richiamo sullo stile, visto che lei è molto attento allo stile e ai toni. In più di un'occasione lei ha giudicato suoi colleghi, prima ancora che ci fossero non solo una condanna, ma anche un processo, giudicati e condannati. Noi non ce lo siamo mai permessi, perché in un paese civile, in un paese libero, si è condannati quando si è condannati dalla giustizia in via definitiva, ma prima si è innocenti. E quando ci sono state polemiche sul suo curriculum, sulla sua cattedra universitaria, sulle sue consulenze, sui suoi potenziali conflitti di interessi o sui suoi studi fantasmi o mica fantasmi col professor Alpa, noi non abbiamo detto mai una parola. Questa è differenza di stile. E non dipende solo dalla cravatta, dalla pochette o dal capello ben pettinato. Lo stile è sostanza, non solo apparenza. E su questo veramente speriamo che non si vada verso una repubblica giudiziaria. Qua abbiamo sentito parlare tanto di democrazia, di popolo, di costituzione, di diritto parlamentare. Speriamo che si permetta ai sindaci di fare i sindaci, agli imprenditori di fare gli imprenditori, agli italiani di essere italiani onesti fino alla prova contraria. Magari procedendo a una selezione diversa della futura classe dirigente della giustizia italiana, ma tanto non c'è problema perché vi vedo a discuterne fra Bonafede, Orlando e Lotti. La riforma è già fatta, non c'è problema, la riforma della giustizia è già bella che è scritta. Oggi qualcuno diceva è un giorno di festa perché hanno messo il rivoluzionario Paolo Gentiloni agli affari economici. Io aspetterei a festeggiare perché penso che tutto possa fare l'ex premier Gentiloni fuorché avere occhio di riguardo per l'Italia. Oltretutto è un commissario controllato perché il vicepresidente con delega agli affari economici sarà il noto Falco Dombrovskis. Quindi se avete svenduto l'interesse nazionale italiano per qualche poltrona l'avete svenduto anche male, perché ve l'hanno rifilato una sola, caro Presidente del Consiglio. Le do questa mia impressione, le hanno rifilato una sola. Poi vedremo, Spero di essere smentito, perché a differenza di qualcun altro, se verrà qualcosa di buono io festeggerò. Non sono l'opposizione del tanto peggio, tanto meglio. Sicuramente sentire in quest'aula alcuni toni nei confronti del privato, della scuola privata, della sanità privata, dell'impresa privata, non fa il bene di questo paese. Questo paese va avanti se il pubblico collabora col privato, se c'è sussidiarietà, se c'è collaborazione. Se qualcuno invece continua a guardare con Cagnesco e a legiferare in Cagnesco, a proposito, Presidente Conte Monti, è un anno che aspettiamo la riforma del codice degli appalti, spero che i nostri figli abbiano ancora un'età inferiore ai 18 anni prima di vederla, e comunque se non ce la farei
ce la farà il prossimo governo, visto che potete scappare per qualche tempo, ma non potete scappare all'infinito, e noi stiamo già lavorando al programma del prossimo governo, con pazienza, con coerenza, con serenità, con stile. Oggi vi posso confessare una cosa, ovviamente io sono stato onorato di servire questo paese come ministro e conto, e lo dico ogni giorno incontrando per strada poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco, di tornare a farlo il prima possibile, perché quando una donna, un uomo in divisa mi dice lei sarà sempre il nostro ministro, per me è un'emozione enorme. Io sono a disposizione del nuovo ministro degli interni, sono assolutamente a disposizione del nuovo ministro dell'interno. Se lo riterrà potrà contare su di me per, nel mio piccolo, chiedere i dossier aperti, chiedere come ci siamo approcciati al lavoro, non dico chiedere consigli perché lei sicuramente non avrà bisogno dei miei consigli, però può contare sulla mia leale collaborazione, visto che chi si occupa di sicurezza di questo paese deve essere al di fuori della polemica politica, quindi non farò quello che faranno gli altri. Lei conti su di me se potrò esserle utile nello svolgimento del suo lavoro. Mi auguro che non si pieghi ai ricattucci della sinistra cancellando i decreti sicurezza, perché farebbe il male di questo paese. Non farebbe un dispetto a Salvini, ma farebbe il male di questo paese. L'Europa, non basta sventolare la bandiera dell'Europa, siamo in Europa, rimarremo in Europa, i miei figli cresceranno in Europa. L'Europa però noi la vogliamo diversa, e noi vogliamo un'Italia a testa alta in Europa. Mi permetto di ricordare ancora con orrore quell'immagine che non fa bene all'Italia, alla dignità dell'Italia, al futuro dell'Italia, dell'uomo che sussurrava alla Merkel. Non è un'immagine che fa bene a un paese libero, alla seconda potenza industriale d'Europa, l'uomo che sussurrava alla Merkel. No, no. A proposito di stile, di buon gusto, di lealtà e di tradimento, alla faccia. Comunque, noi ci siamo, faremo opposizione leale in questo Parlamento, ovviamente nelle piazze. Una volta la sinistra cresceva nelle piazze, adesso qualcuno evidentemente vorrebbe chiuderle queste piazze. Rassegnatevi, voi avete di fronte X tempo per dimostrare agli italiani quello che siete in grado di fare. Però partite, mi si permetta, con un peccato originale, e il peccato originale è che il vostro governo nasce senza un minimo di appoggio popolare, di sentimento popolare, di dignità popolare. Zero. Legittimo formalmente, ma abusivo sostanzialmente. In questo caso la forma non è sostanza. E magari nelle prossime riforme, al di là di una legge elettorale che io mi auguro compattamente maggioritaria, perché chi prende un voto in più governi, si può anche ripensare ad alcune formule che mettono la fiducia, magari non in questo caso, ma in passato è stato così, in base al voto in più o in meno di un senatore a vita, che secondo me è una figura assolutamente superata nella storia della nostra Repubblica. Lasciare in mano a dei senatori a vita pro tempore, che vengono qua quando hanno tempo, il governo che nasce e che muore, no, con tutto il rispetto, è la casta della casta della casta. Alla faccia! Quindi è un bel sospiro di sollievo non dovermi arrampicare sugli specchi giustificando la fiducia a una schifezza del genere. È veramente un sospiro di sollievo. Poi ci saremo. Non so per che cosa abbiate barattato quello che state facendo. Non lo dico tanto al Partito Democratico, dove c'è profumo di poltrona c'è il Partito Democratico, quindi questo è un non problema. Lo penso di cuore, poi per carità le strade si dividono e siamo tutti adulti e vaccinati, a chi era entrato in questo palazzo per fare la rivoluzione. Ma voi pensate veramente che con questi compagni di viaggio possiate fare mezza rivoluzione? Guardiamoci negli occhi. Voi pensate che chi ha votato 5 Stelle vi abbia votato per chiedere la fiducia di Monti e Casini?
di Monti e Casini. Però va bene così, ma lo dico, ripeto, in totale serenità. Oggi le facce un po' rancorose e un pochino sfuggenti e sfuggevoli, stranamente, non sono fra i banchi dell'opposizione, sono fra i banchi della futura maggioranza e del futuro governo. E qualche ministro che non c'è probabilmente... Portate pazienza ancora 30 secondi, ragazzi. 30 secondi. Io vi posso dire, e qua mi rivolgo agli italiani che ci stanno seguendo, con tutto rispetto per il presidente Conte Monti, molto elegante e rispettoso dello stile, che noi col sorriso, con determinazione, con buon senso... Scusate, ma gli antidemocratici non eravamo noi? No, per capire. Per capire. No. Siamo gli unici antidemocratici che hanno messo 7 ministeri sul tavolo per far votare il popolo italiano. Per far votare il popolo italiano. Sottovalutando la fame di poltrone, sì. Sottovalutando la fame. Senatore Casini, concluda per cortesia. Salvini. No. Casini no. Ho detto. Casini no. Vabbè. Questo per dire divertitevi, buon divertimento. Noi torneremo a governare questo paese per amore dell'Italia e non per amore della poltrona, quelle le lasciamo a voi, con orgoglio, perché onore e dignità valgono più di 1000 poltrone. Grazie, buon lavoro, viva l'Italia e viva la democrazia in questo paese. Per cortesia, deve per cortesia, senatrice. Allora...